Buongiorno amici telespettatori, ci troviamo nella splendida cittadina di Pineto dove stiamo assistendo ad un evento veramente interessante. Il nazionale di ciclismo paraolimpico ha scelto proprio Pineto per effettuare il soggiorno di ritiro in vista della partecipazione alle Olimpiadi di Rio de Janeiro. Ci sono stati molti eventi pubblici e privati, diciamo con la cittadinanza, a cui i campioni plurimedagliati hanno partecipato. Oggi è il momento più bello. Ci troviamo nel Palavolley di Santa Maria di Pineto e qui la nazionale plurimedagliata ha incontrato gli studenti delle scuole di Pineto. Quindi questi ragazzi avranno modo di vedere i campioni paraolimpici, di chiedere loro autografi, di fare fotografie. Tutto questo ha un messaggio veramente interessante, cioè il messaggio che la disabilità è soltanto nella nostra mente e questi campioni sono simboli, sono uomini che dimostrano che c'è un grande amore per la vita, una grande passione per lo sport e che quindi anche i tiri mancini del destino possono essere superati con una grandissima forza di volontà, una grande tenacia. Quindi viva lo sport e viva insomma queste iniziative molto interessanti. Tu hai dimostrato di essere un uomo con un carattere d'acciaio e non solo perché hai fatto l'Ironman, ma anche perché sei riuscito a raggiungere tutti gli obiettivi che ti eri prefissato. Qual è la forza? Da dove la prendi tutta questa grinta? Ma io credo di essere, per la popolarità che la vita mi ha regalato, un po' il frontman di tante, di un gruppo, di un movimento, di persone che non sarebbero dove sono oggi se non avessero saputo continuare a guardare la vita con curiosità, con slancio, cercando di capire che cosa poteva essere fatto piuttosto che concentrarsi su quello che era andato perduto per sempre. E così facendo si scopre che poi alla fine ciò che basta non è, ciò che non basta è il tempo, perché in realtà la vita continua ad offrire tantissime possibilità, tantissime alternative. Io ne ho sfruttate alcune e oggi tutte le cose che sto facendo sono direttamente connesse alla mia nuova condizione, quasi che aver perso le gambe sia diventato un mestiere, però non è compito mio lanciare messaggi, io posso soltanto portare la mia testimonianza e questo è quello che ti racconto. E ormai il tuo nome Zanardi è simbolo di un uomo che veramente ce l'ha messa tutta, è portatore di positività, di voglia di amare la vita e lo sport. Quindi a questi giovani che magari tante volte soggiacciono in questa vita grigia, lamentosa, senza ideali, tu cosa diresti? Curiosità. La curiosità ti spinge a cercare qualche cosa che può poi diventare passione. Nel momento in cui c'è quella, davvero tutto diventa possibile. Quando c'è passione tu metti impegno, chiamalo come vuoi, sacrificio, volontà, lavoro, lo metti in quantità e in qualità, perché se ti piace ciò che fai non ti basta mai, quindi ci metti quantità. E se ami davvero quello che stai facendo, sei anche un rompiscatole, vuoi fare le cose fatte bene, ti dicono ma dai va bene, no non va bene niente, deve essere perfetto. Quando sei appassionato diventi una macchina da guerra, ecco, e sicuramente sarai sempre più forte di un ambizioso che opera e lavora soltanto nell'illusione di poter conquistare il grande risultato. Quindi cercare di appassionarsi alle cose, ovviamente alle volte la vita ci travolge, ci costringe a fare cose per le quali magari sviluppare una passione è un po' più complicato, ma se io ci sono riuscito nella mia riabilitazione, originando la vita comoda nella quale sono oggi, io credo che un ragazzo possa riuscire anche quando si trova di fronte una verifica di matematica. Quindi lo dico io ai nostri giovani, consiglio di leggere il libro che parla della vita e della carriera di Zanardi, Vita e opere. Non possiamo che congratularci col sindaco Robert Verrocchio, che guida la maggioranza, la giunta di Pineto, che è stata artefice di questo evento bellissimo.
sindaco vuole rivolgere un messaggio ai nostri giovani? Sì, il messaggio che rivolgiamo oggi è di fare attenzione sulla strada, perché il messaggio principale riguardava la sicurezza stradale, ma il secondo messaggio è che la disabilità non deve essere considerato un limite ma un punto di forza, e la straordinaria esperienza raccontata dai tanti atleti della Nazionale Ciclismo oggi ne è un esempio. Noi siamo orgogliosi di aver ospitato a Pineto questo evento, ringrazio i comuni di Atri, Pineto e Silvi che hanno collaborato, tutte le forze militari, civili che sono presenti e sportive, e soprattutto l'allenatore tecnico che con tanta passione e pazienza insieme a tutti i suoi collaboratori segue e prepara questa squadra di campioni non solo nello sport ma nella vita.